Amici sportivi, ben trovati da Marco Romani sulle strade del grande ciclismo. Siamo nella regione Puglia, esattamente a Cagnano Varano, in provincia di Foggia. Domenica 13 giugno, decima edizione del Giro Ciclistico Lago di Varano. Manifestazione riservata alla categoria juniores, valevole quale campionato regionale. Organizzazione ASD Grotta San Michele Cagnano Varano Ciclismo del presidente Guido Coccia. Saranno 90 gli atleti al via provenienti da tutta Italia. Adesso le interviste del pre-gara e poi ci ritroveremo con la telecronaca. A dopo. Guido Coccia, il presidente del team organizzatore. Siamo a Cagnano Varano, oggi il campionato regionale Puglia categoria juniores. Allora, buongiorno a tutti, ovviamente siamo qui in fase organizzativa per la, abbiamo detto, per il decimo giro ciclistico Lago di Varano. Ovviamente questa è la prima edizione di un certo livello, perché ospitiamo 111 juniores provenienti da tutta Italia, ovviamente, dalla Sicilia fino all'Emilia Romagna. Ringraziamo innanzitutto tutto lo staff organizzativo. Comunque adesso alle 14 avremo la riunione tecnica con tutti i direttori sportivi, dove spiegheremo il percorso, che abbiamo detto che è, diciamo, tecnico, perché non è durissimo, però quindi si presta a delle scelte tecniche che potrebbero favorire alcuni corridori. Quindi dicevamo, oggi faremo questo bel campionato regionale dove eleggeremo il nostro campione regionale della Puglia. Ovviamente il percorso, abbiamo già detto altre volte, si snoderà tra Cagnano Varano, Grotta San Michele, San Nicola Imbuti, Capoiale, quindi andiamo sul mare, Isola di Varano, attraversiamo un'isola di Varano, Foce Varano, comune di Schitella, Lido del Sole, comune di Rodi Garganico, poi andremo sul comune di Carpino ed arriveremo a Cagnano Varano con i 3 km finali da fare due volte, perché il circuito, abbiamo detto, è di 47 km. 47 km da ripetere due volte. Abbiamo detto un percorso non particolarmente difficile, però prima dell'arrivo ci sono dei chilometri in salita. Sì, ci sono 3 chilometri, quindi sicuramente il gruppo arriverà sfilato. Sicuramente non avremo un arrivo in volata di gruppo. Arriverà sfilato e quindi tecnicamente si vedrà chi sarà il vincitore. Ci sono tante collaborazioni. Sì, le collaborazioni ovviamente per un'organizzazione del genere ci devono essere per forza, perché la prima cosa su un'organizzazione del genere deve essere la sicurezza. Quindi abbiamo coinvolto le protezioni civili di Cagnano, la Proloca di Cagnano, la protezione civile comunale di Schitella e anche altre, poi soprattutto la Croce Rossa, ovviamente, che ci ha messo a disposizione le due ambulanze e anche i presidi sul percorso. Ovviamente le forze dell'ordine sono allertate, quindi dovremmo avere anche le forze dell'ordine con le scorte tecniche e le moto che ci seguiranno sul percorso di gara. C'è anche il patrocinio del comune di Cagnano. Ok, il patrocinio del comune di Cagnano, soprattutto perché questa manifestazione è stata avuta da me e anche dal sindaco Michele Di Pumbo, che è anche un frequentatore della bici, quindi ci ha tenuto a incentivare questa manifestazione, che già negli anni addietro avevamo fatto, però poi per un po' di anni abbiamo preferito fare la squadra ciclistica, allievi, esordienti e juniores, e quindi adesso siamo ritornati all'organizzazione della gara. Bene, allora Coccia, una buona corsa, vinca il migliore e complimenti ancora per questa grande organizzazione, il decimo giro ciclistico Lago di Varano, una gara questa di interesse nazionale, valevole quale campionato regionale Puglia categoria juniores. Grazie anche a te Marco Romani, va bene, alla prossima, al prossimo anno speriamo di fare anche un'altra volta. Giovanni Chierico, il direttore sportivo del team Progit Cycling Team, e allora oggi si corre qui in terra di Puglia a Cagnano Varano. Sì, oggi abbiamo questa spettacolare manifestazione organizzata dall'amico Guido Coccia della Cagnano Varano, qui appunto a Cagnano Varano, il Giro del Lago. 46 km circa, un giro da percorrere ben due volte, e tra l'altro prova di campionato regionale, quindi oggi si assegnerà anche il titolo di campione regionale qui in Puglia. Sono credo circa 103 partenti iscritti, bisognerà vedere i partenti, adesso la riunione tecnica. E voi come siete messi?
Beh, noi abbiamo 10 ragazzi, 12 iscritti, 10 partecipano, sono ai nastri di partenza. Siamo messi abbastanza bene, dai, daremo filo da torcere, non voglio dire niente anche per scaramanzia. Percorso non particolarmente difficile, ma c'è gran caldo oggi, eh? Sì, è vero, oggi è un gran caldo, l'estate si può dire ormai iniziata, abbiamo veramente un caldo notevole. Il percorso non è difficile ma è anche abbastanza insidioso, ci sono una serie di sali scendi, non c'è tanto da respirare, quindi significa che i corridori saranno sempre a tiro. In bocca al lupo! Grazie, grazie a tutti e un piacere di avervi rivisti. Bene, queste erano le interviste della pre-gara, atleti che ritornano dal giro cittadino, si sono mossi dalla Pala di Gennaro dove si sono svolte tutte le operazioni preliminari, adesso piedi a terra, siamo su via Uria a Cagnano Varano in provincia di Foggia nella splendida regione Puglia. Ci sarà un tratto di trasferimento di circa 4 km sino a raggiungere il chilometro zero e poi il via volante. Intanto parte ufficiosamente la decima edizione del Giro Ciclistico Lago di Varano, edizione 2021, percorso di 47 km da ripetere due volte da via Uria, partenza ufficiosa e arrivo, direzione Grotta San Michele, San Nicola in Buti, Capoiale, Isola di Varano, Foce Varano, toccheremo il comune di Ischitella, Lido del Sole, lì saremo nel comune di Rodi Garganico, toccheremo anche il comune di Carpino e ritorno a Cagnano Varano. Gli ultimi 3 km sono in ascesa con una pendenza media del 5-6%. Intanto saluto l'amico Fausto Capo di Casa, ben trovato Fausto. Ciao Marco, ben trovato anche a te. E mentre gli atleti continuano il tratto di trasferimento, Fausto, qui bisogna dire che siamo immersi nello splendido Parco Nazionale del Gargano. Il lago di Varano appartiene per intero alla provincia di Foggia ed è diviso tra i comuni di Cagnano Varano, Carpino e Ischitella. Si estende per una lunghezza di circa 10 km ed ha una superficie di circa 60 km quadrati. Risulta essere il maggiore lago costiero italiano, oltre ad essere il settimo lago della penisola e il più grande dell'Italia meridionale. Posti veramente meravigliosi. Intanto c'è il via ufficiale, abbiamo raggiunto il chilometro zero, coda del gruppo Fausto, abbiamo detto un percorso di 47 km da ripetere due volte, ma l'insidia forse oggi più importante è il gran caldo. Sì, oggi fa caldo e sicuramente gli atleti possono anche risentire della temperatura, ma abbiamo visto il percorso bellissimo e hanno un tratto in discesa ben ombreggiato e possono ben recuperare. Intanto c'è il primo attacco della giornata, c'è l'attacco di Lorenzo Gianzante con Macchione Pietro, Marocco Oreste, Santana Fessa Luca e Borrelli Francesco del team Bike Terenzi, arriva anche Valerio Tedeschini del team Gulp Pull Valla Vibrata. Un attacco adesso a 6, giriamo le nostre telecamere, arriva anche di Giacomo Nicolò del team Vini Fantini. Fausto, partenza via ed è subito bagarra. Sì, è subito bagarra, come abbiamo visto è stato il portacolore della team Nibali che ha innescato immediatamente le micce e già stanno facendo la differenza, c'è questo tentativo in corso. Ricordiamo che oggi sono ben 21 team alla partenza con 90 partecipanti. Il doppio schermo con a sinistra la testa della corsa mentre a destra gli uomini del gruppo inseguitore, abbiamo detto ci sono 6 uomini al comando, una giornata splendida, gran sole, gran caldo, presente anche il sindaco di Cagnano Varano Michele Di Pumpo e il consigliere comunale con delega allo sport Giovanni Iannone. Siamo ritornati con le telecamere di ultimo chilometro sulla testa del gruppo inseguitore, davanti Fausto, c'è questa fuga, questa situazione nuova, siamo nei primi chilometri di corsa, però il vantaggio incomincia ad essere interessante perché dietro sì c'è la doppia fila come vediamo, però gli uomini davanti vanno comunque abbastanza d'accordo. Sì, sì Marco, quello che dici tu è vero, anche perché vediamo sulla testa del gruppo ci sono team che non hanno atleti sulla fuga e stanno cercando
di recuperare questo attacco. Una gara importante, dicevamo, siamo nella splendida regione Puglia, esattamente in provincia di Foggia, a Cagnano Varano, per il campionato regionale juniores. Una gara questa organizzata dal team Grotta San Michele Cagnano Varano Ciclismo del presidente Guido Coccia. Intanto davanti Fausto il gruppetto aumenta il proprio vantaggio, siamo adesso ad un minuto esatto. Questo è il gruppo inseguitore, attenzione, si porta davanti l'atleta Fini Italo del team CPS Professional Team, si porta dietro Fermanelli Marco del team Trodica di Morrovalle, abbiamo anche un atleta del team Gulp Pull Val Vibrata, ma il gruppo comunque non lascia fare per il momento lunga fila indiana, la velocità è comunque forte. Fausto, allora, dicevamo di questo percorso, un percorso importante, bello, c'è questa asperità negli ultimi chilometri per raggiungere Cagnano Varano, un'ascesa di 3 chilometri con una pendenza massima del 5-6%. Potrebbe essere lì, ovviamente, il tratto decisivo di questa manifestazione ciclistica. Sì, la parte più importante del circuito è il tratto che hai appena descritto tu, però bisogna sempre vedere durante il percorso. Il drappello di testa attualmente, come hai detto, ha un vantaggio di un minuto, e vediamo il gruppo invece che si sta veramente organizzando, fa delle lunghe trenate e quello è a vantaggio del gruppo. Vorrei ricordare un particolare, che Guido Coccia nel suo passato come ex ciclista è stato diversi anni in Abruzzo. E se non vado errato, Guido Coccia ha corso sino alla categoria dei dilettanti ed era anche un gran bel corridore. Intanto il gruppo davanti aumenta il vantaggio, siamo oltre i due minuti, nel lontananza il centro abitato di Carpino, siamo nella splendida provincia di Foggia. Attenzione, perché dietro dal gruppo esce Cito Francesco, l'atleta del team Progit del direttore sportivo Giovanni Chierico. Fausto sta provando e sicuramente a questo punto ci riuscirà, mancano soltanto 50 metri per il ricongiungimento, quindi a ricongiungersi con gli uomini di testa. Sì, ci sta riuscendo Cito, ma era proprio quel team che in precedenza stava sul gruppo per cercare di azzerare la fuga, probabilmente hanno cambiato strategia, hanno mandato uno di loro sul gruppo davanti. Bene, allora c'è un uomo in più nel gruppetto di testa, ricordiamo con le telecamere di ultimo chilometro siamo a Cagnano Varano, che conta circa 7.000 abitanti, il centro abitato si trova a 165 metri sul livello del mare, telecamere ferme, c'è il traguardo volante, il primo a transitare è Valerio Tedeschini del team Gulp Pull Val Vibrata, abbiamo percorso esattamente 47 chilometri, resta ancora una tornata. Alle spalle del gruppetto di testa altri atleti sono usciti dal gruppo inseguitore, sulla salita praticamente si sono frazionati, adesso stanno transitando dinanzi le nostre telecamere, a breve avremo anche il restante del plotone che insegue la ricerca spasmodica di ritornare sugli uomini di testa. Eccolo qua il gruppo che transita su via Uria, siamo a Cagnano Varano. Signori, campionato regionale Regione Puglia. Ritorniamo davanti, questo è un piccolo gruppetto che ha perso contatto dalla coda del gruppo Fausto. La situazione adesso è in continua evoluzione. Siamo ritornati alle spalle del gruppo inseguitore con un atleta del team Progit che viene affiancato dall'ammiraglia del direttore sportivo. Sì, certamente il primo passaggio sul tratto di salita che ci portava sotto il contagiri, come abbiamo potuto vedere, c'è stato uno sconvolgimento da parte del gruppo, perché abbiamo un drappello di corridori che stanno cercando di riportarsi sulla testa mentre il gruppo transitava più attardato.
Bene, intanto stiamo costeggiando il bellissimo lago di Varano, siamo con le nostre telecamere in coda al gruppo, a breve ritorneremo sulla testa per vedere che cosa sta succedendo. Intanto davanti ci sono gli uomini del team Fantini, questo è il gruppo inseguitore, vantaggio che comunque si attesta sempre sui 2 minuti, Fausto. Sì, sui 2 minuti fa l'elastico, il gruppo a volte perde, a volte guadagna qui in questa fase. Vediamo i portacolori della Fantini che stanno cercando di dare spinta al gruppo, ciò significa che loro vorrebbero chiudere la fuga. E c'è il doppio riquadro con a sinistra la nuova situazione al comando, mentre a destra gli uomini del gruppo inseguitore. E allora dicevamo, c'è questa nuova situazione in testa alla corsa con 14 uomini e sono Dauria, Catello, Menghini, Francesco, Coccia Michele, Varalla Mattia, Macchione Pietro, Daniello Luigi, Santanafessa Luca, Coluccia Gabriele, Venturi, Karim, Di Giacomo, Nicolò, Fermanelli, Marco, Cuzzo, Crea, Fabio, Tedeschini, Valerio e Borrelli, Francesco. Quindi questa è la nuova situazione al comando quando mancano meno di 35 chilometri alla conclusione. Fausto, allora all'inizio avevamo un gruppetto di 8 atleti, a conclusione del primo giro ci ritroviamo adesso con un gruppo di 14, mancano pochi chilometri alla conclusione, potrebbe essere questa la fuga buona? Potrebbe essere, come hai detto tu, però vediamo ancora i portacolori della Fantini pilotare il grosso del gruppo. Qui il gruppo Ammiragli è ancora un ritardo oltre i 2 minuti. Ma negli ultimi 10 chilometri non dimentichiamo che abbiamo un tratto di strada in falso piano in discesa dove il gruppo può fare la differenza sul drappello di testa. Notiamo che la velocità sta diminuendo. La velocità sta diminuendo e il gruppo dietro, il gruppo inseguitore, pian pianino, metro dopo metro, chilometro dopo chilometro, si sta, almeno stanno cercando di riportarsi sui fuggitivi. Il vantaggio dei 14 al comando è adesso di 1 minuto e 20 secondi. Allora abbiamo detto, Fausto, 14 uomini al comando, tra questi il numero 4, CPS Professional Team, e l'enfant du pays, il ragazzo del paese, Coccia Michele, CPS Professional Team, figlio ovviamente di Guido Coccia. Intanto attenzione Fausto, c'è l'attacco di Luigi Daniello, Unione Ciclistica Giorgione. Sì, la strada comincia a salire e cercano di frammentare il drappello di testa con questi attacchi. Ecco, vediamo Coccia Michele che si porta immediatamente sul battistrada, il corridore di casa sta ben figurando fino a questo momento, è stato l'artefice anche della fuga, e poi onorare la gara in casa per un atleta è sempre difficile, ma vediamo che la CPS in questo caso con Coccia Michele è sempre presente sulle fughe, ma non solo, è un team che va sempre all'attacco. Bene, allora c'è Daniele Luigi, Unione Ciclistica Giorgione, il numero 93, arriva Coccia Michele, CPS Professional Team, si sta riportando alle spalle del battistrada, quindi al momento 2 uomini al comando. Sono gli ultimi chilometri, signori, della 10ª edizione del Giro Ciclistico Lago del Varano. Intanto i 2 sono stati recuperati, siamo alle spalle del gruppo dei 14 uomini al comando. Dicevamo, il vantaggio adesso continua a scendere, siamo ad 1 minuto, quindi il gruppo dietro si sta rifacendo sotto, sta ritornando alle spalle dei fuggitivi. Al momento i 14 sono ritornati compatti. Una gran bella gara con continui attacchi, adesso i chilometri sono veramente pochi, i 14 uomini adesso sono nel tratto di discesa, siamo
alle loro spalle le telecamere di Ultimo Chilometro, presente anche il sindaco Michele Di Pumpo, sindaco di Cagnano Varano, e poi il consigliere comunale con delega allo sport Giovanni Iannone. Questi sono gli uomini di testa, una gran bella giornata sia dal punto di vista meteo che sportivo, siamo intorno ai 32-33 gradi, gran caldo, una gran bella manifestazione. Le telecamere sono ferme, attenzione su via Uria, leggero vantaggio per Marco, per Manelli, scappa Trodica di Marovalle ed è lui che vince, secondo posto l'Enfant du Pays, Coccia Michele, CPS Professional Team, terzo posto per Luigi Daniello, Team Giorgione, quarto posto per Venturi, Karim Deca Riders, e poi quinta posizione per Di Camillo Lorenzo Gulp, Pull Ball Vibrata. E allora si conclude la decima edizione del Giro Ciclistico Lago del Varano con la vittoria di Marco Fermanelli, Scap Trodica di Morrovalle, secondo posto Coccia Michele, CPS Professional Team, terzo posto Luigi Daniello, Team Giorgione. Fausto, la salita conclusiva negli ultimi 3 chilometri ha fatto la differenza? Sì, il gruppo ha fatto la differenza nel tratto finale di salita verso l'arrivo, però tutto il gruppo ha giocato sui 7 km in falso piano in discesa, dove ha recuperato tanto, però purtroppo non ce l'hanno fatta per la vittoria finale. Bene, allora Fausto, una splendida gara, ricordiamo ancora la vittoria di Marco Fermanelli che ha chiuso con una media di 43,254, 96 km, il tempo impiegato 2 ore 13 minuti e 10 secondi. Il campione regionale Puglia, categoria juniores, è Coccia Michele del team CPS Professional Team. E a conclusione, a nome della società organizzatrice, un grosso ringraziamento alla Comune di Cagnano, alla Croce Rossa Italiana, sezione San Nicandro e Ischitella, Protezione Civile di Cagnano Varano e Ischitella, Proloco di Cagnano Varano, Corpo dei Volontari, Velo Club Carpino Runner, a tutti gli sponsor e a tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita della manifestazione. Grazie Fausto. Grazie a te Marco e alla prossima. Bene signori, adesso le interviste del dopogara. Marco Fermanelli, beh, complimenti, una gran bella vittoria qui a Cagnano Varano. Sì, grazie mille. Oggi la volevo questa vittoria e un grazie va ai direttori sportivi, alla squadra che oggi mi ha dato una grande mano. Ieri abbiamo vinto a San Delpidio con il mio compagno e la voglia era tanta di rivincere e oggi ci siamo riusciti, un grandissimo lavoro di squadra e speriamo di continuare così. È andata molto bene, una gara molto veloce, continui attacchi e poi questo allungo, no, con un gruppetto alla manscoperta. Sì, c'era il mio compagno di squadra in fuga, è partito al primo giro dopo pochi chilometri, poi prima di imboccare la salita c'erano molti scatti e ci ho provato, siamo andati via con un gruppetto e abbiamo raggiunto il gruppo davanti e poi siamo andati forte molto in salita e poi me la sono giocata in volata. E adesso la prossima dove? La prossima andiamo a Roma, vicino Latina. E lì si farà bene ancora, sì, dai. Sì, dai, lì proviamo a rivincere un'altra volta. In bocca al lupo. Crepi, grazie. Michele Di Pumpo, il sindaco di Cagnano Varano, la corsa si è appena conclusa, molto bella, un continuo attaccare e poi ha vinto certamente il migliore. Sicuramente ha vinto il migliore, ma hanno vinto tutti, una bellissima gara, una bellissima giornata di sport, un'emozione grandissima, io sono un appassionato quindi ho avuto l'onore di seguire proprio in diretta la gara, è veramente stato un momento di emozione, abbiamo avuto anche un nostro compaesano che ha avuto una qualificazione, un secondo posto, complimenti al primo posto, il terzo non lo so, ma complimenti a tutta l'organizzazione, è veramente una giornata di sport, di turismo, perché comunque è scoperta del territorio. Veramente. Una grande gara, una grande gara, poi un'ottima organizzazione con Guido Coccia. Un'ottima, una grande organizzazione, un complimenti veramente a Guido Coccia e a tutti quelli che l'hanno supportato, perché comunque c'è stato un grande aiuto da tutti, dalla Protezione Civile e dalle associazioni, una giornata che è uscita molto molto bene, grazie proprio a tutti, complimenti. Bene, allora sindaco, ci rivedremo l'anno prossimo, immagino, spero. Sicuramente l'anno prossimo con tantissime grandi novità e sempre al meglio. E senza mascherina. E senza mascherina sicuramente. Bene.
Michele Coccia, complimenti per te, seconda posizione in più campione regionale. Grazie mille, oggi la cercavo però purtroppo non è arrivata, siamo lì però dai. È arrivato un secondo posto, una gara molto combattuta sin dai primi chilometri. Ci ho provato fin dai primi chilometri, però senza troppi risultati, poi è uscita una fuga buona a fine primo giro, diciamo, e siamo arrivati fino all'arrivo. Ho visto che hai un gran tifo da queste parti. Sono del posto. Ok. E allora, la stagione, diciamo, oltre a questo secondo posto, come va? Sta andando benino, dai, ho fatto un quinto a Canosa, mi sto piazzando, dai, non male. Non male, stai scalando comunque il podio? Sì, sono un primo anno, quindi tengo ancora i piedi a terra. Facciamo che la prossima corsa me la vinci? Sai dove? Sai dove? Mi sa a Roma andiamo. A Roma, alla capitale. Sì. Andrai a conquistare Roma. Sì. In bocca al lupo. Grazie, Crepi. Luigi Daniello, complimenti. Per te una terza splendida posizione. Grazie, è stata una gara molto difficile. Il caldo l'ha fatta da padrone. Principalmente, su tutta quanta la durata della gara. Poi, più o meno dopo 30 chilometri, io, Coccia e altri, insieme al mio amico Catello Tauri, abbiamo provato a scattare, a riprendere un po' la fuga e ci siamo riusciti. Poi gli ultimi 15 chilometri abbiamo visto che i nostri compagni di fuga non collaboravano tanto, ho provato a scattare sulla penultima salita, sul penultimo strappo, ce ne siamo andati a Coccia, però poi ci sono venuti a riprendere e abbiamo detto ce la giochiamo tutti sull'ultima salita. Bene, comunque è andata bene, una gran bella corsa, dicevi del caldo che ha condizionato credo non poco questa corsa. Sì, infatti non so quanti gradi stavano, però il caldo era torrido. Già alla partenza abbiamo aspettato un sacco di tempo fermi e lì già si faceva sentire il caldo. Bene, allora per te la prossima dove? Anche a Roma? Sì, penso di sì, non ho visto bene, però penso anche a Roma. Speriamo di fare bene anche lì. Ma sicuramente sì, in bocca al lupo. Grazie.